Ragazze, come state? E soprattutto buon anno, buon 2021. Come state, ragazze? Io mi sono resa conto che sono sparita da YouTube da un bel po' di giorni. Infatti, non ho fatto neanche il video di auguri. Perdonatemi, ma io quando arrivano le festività, a parte che arriva un po' anche di malinconia per me, e poi mi rintano in cucina e poi inizio a sfornare tante cose, dal dolce salato, dolce salato, dolce salato, insomma sto solo a cucinare. L'unica cosa che ho fatto è il diamond. Infatti nei prossimi giorni vedrete un video relativo appunto al diamond painting. Per il resto ho solo mangiato, 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 riposato, mangiato, 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 ma ancora riposato, mangiato, mangiato fino a dismisura, finché adesso non passo dalle porte. Infatti sono diventata un tricheco ed ecco perché vi mostro solo le mani, le mani paffutelle. Niente, vabbè. Oggi per me è il 1° di gennaio. Questo video sicuramente lo caricherò qualche giorno dopo perché non mi va di caricare un video subito il 1° di gennaio. Quindi nei prossimi giorni vedrete questo video. E io adesso cosa faccio? Sto per spacchettare un pacchettino, una collaborazione con Cobiz. Nuova collaborazione, ho scelto tante cose, ma tante cose. E quindi adesso vi mostro cosa ho scelto. Il pacchettello, eccolo qui. L'ho messo in questo modo perché c'era il mio indirizzo ovunque su questo pacchetto, sia sopra che sotto, nei lati, cioè c'era il mio indirizzo ovunque. È arrivato davvero velocissimo questo pacchetto perché in 10 giorni, neanche 10 giorni, è arrivato. E adesso vi mostro quello che ho scelto. Aspettate che tolgo tutto dalla busta. Rieccomi, questo è il ricapitolo di tutti i prodottini scelti dal sito di Cobiz. Sono 2 pagine intere di prodotti, infatti sono 21 prodotti che ho scelto dal sito e quindi adesso bando alle ciance, iniziamo. Voi fatemi una camomilla, un infuso perché sto video sarà sicuramente lunghissimo. Allora, il primo prodotto è questo, non sono perline, non è minuteria, ma è esattamente un massaggiatore per viso in pietra dura, in quarzo. E l'ho visto alle varie influencer che seguo su Instagram e quindi me ne sono innamorata, ho detto lo voglio e l'ho trovato sul sito di Cobiz. Infatti sul sito di Cobiz, oltre alle perline, minuteria, troverete anche delle cosine tipo queste per la skincare o anche per la nail art o anche i contenitori per andare a fare le nostre cremine in casa. Io amo anche questo genere di cose, quindi ho preso questo massaggiatore in quarzo. C'è sia la parte grande e sia la parte piccina per andare a passare tutte le nostre varie cremine. Allora, poi questo era il primo prodotto. Poi vi mostro il secondo, che ovviamente è uno stampo per la resina. Questo è il codicino. E questo è esattamente uno stampo per realizzare un vassoietto. Che i guantini giallo, poi il manico, i due, e poi questo è lo stampino. Davvero molto carino con queste onde che volendo dopo si possono anche decorare oltre con la resina, ma anche con l'acrilico. Davvero molto carino, è piccino, non è grandissimo, non è grandissimo, ma è davvero molto carino. Ed ecco qua, questo è appunto il manico che andrà appunto in questo modo, forando la resina, e poi qui c'è anche la vite. Davvero carinissimo, come vi dicevo, ne escono appunto due per andare a realizzare il vassoio e non vedo l'ora di testare questo stampo. Aspettate che tolgo il tutto. Adesso vi mostro tutte le varie perline che ho scelto. Sono tutte perline della Miyuki. E poi infine c'è anche un altro oggettino molto interessante, quindi vi consiglio di vedere tutto il video. Sono esattamente 15 colorazioni di Miyuki, tutte quante 11.0. Adesso giro la telecamera perché così vi mostro anche per bene sia il codice e sia la colorazione. Vado un po' a casaccio. Allora, ho preso questo è il codicino ed è il Transparent Garnet, il numero è 1403 ed è questa bellissima colorazione Transparent. Di solito non utilizzo mai le colorazioni Transparent o Silver Line,
In questo caso ne ho prese diverse, ho preso anche ovviamente le opache e altre finiture. Ok, vado sempre un po' a caso. Questo è il numero 19, il Silver Lined Sapphire. Mi piace il fatto che vengono vendute con queste bottigliette. Se non erro, queste bottigliette sono o 10 o 15 grammi e sono davvero comode. Questo è appunto il colore Silver Lined Sapphire. Invece per quanto riguarda le bustine sono da 10 grammi. Poi ho preso questo qui, questo è il codice Coral Lined Crystal ed è il 204 della Miyuki ed è questo bellissimo colore arancio molto tenue. Poi ho preso quest'altro che è il 25, sto andando un po' veloce perché sennò davvero viene lunghissimo questo video, è il Silver Lined Capri Blue. Anche questo spettacolare, questo colore, ed eccolo qua. Poi ho preso il Transparent Fucsia, il 1406, questo è il codicino, questo anche è bello, appunto fucsia. Poi sono terminati quelli con la fialetta, vi mostro questi qua, questi in bustina. Questo è il codice, questi sono l'Opaque Vermilion Red AB ed è il 475 della Miyuki ed è spettacolare. Non so se vedete i riflessi che vanno dal giallo al fucsia all'arancio, molto molto bello. Poi adoro anche queste bustine col gattino, stupende. Poi altra colorazione, questa è il Matte Transparent Dark Emerald AB 156 FR ed è questo colore qui, bellissimo anche questo. Questo l'ho preso anche non AB, aspettate che ve lo mostro, eccolo qua. Infatti è il Matte Transparent Dark Emerald, è il 156 F, invece l'altro era FR ed è questo qui, è sempre un emerald però in questo caso appunto è senza riflessi AB, sempre matte. Vedete, ve li metto vicino a paragone. Poi ho preso anche questa bellissima colorazione che è il Silver Lined Hibiscus, perdonate la pronuncia, è il 1436 della Miyuki ed è questo bellissimo colore, sempre fucsia, è tipo un Silver Lined fucsia, molto molto bello. Poi continuo con un'altra colorazione della Miyuki, questo è l'Opaque Salmon, è il 3327 ed è questo colore opaco, è più un color carne, questo è adatto per fare i visini delle doll con le perline, molto molto carino. Poi altri colori, c'è questo qui che è il Fucsia Lined Crystal, il 209 ed è sempre un colore trasparente lilla, sì è lilla, anche se qui c'è più scritto fucsia però è diverso rispetto magari al fucsia che ho preso prima, vedete sono due tonalità differenti. Poi ho preso anche questo colorazione qui, questo è l'Opaque Mandarin AB ed è il 474, bello anche questo, mica già l'avevo preso questo qui, ne avevo visto un altro, ah questo qui cercavo, aspettate, che sì è diverso, si nota, sono due, questo è più scuro e questo è un po' più, questo vira di più sul fucsia rosa e questo più sull'arancio. Infatti questo è il 474 e questo è il 475. Ok, così ve li metto anche vicino a paragone.
Poi ho preso anche il Silver Lined Raspberry, il 1342 della Miyuki. Bello, bello, io adoro questo color viola. Bello intenso. Bellissimo. Poi altre perline della Miyuki. Ho preso anche queste che sono le Silver Lined Dark Teal, le 30 della Miyuki. E appunto, stupenda colorazione anche questa. Poi aspettate che vedo se sono finite le perline. Sì, queste erano tutte le colorazioni che ho scelto della Miyuki. Sono davvero una più bella dell'altra. Aspettate che ve le metto tutte quante vicino in modo da mostrarvi le varie nuance che ho scelto. Sono tutte molto belle. Queste sono tutte le colorazioni che ho scelto. Sono davvero soddisfatta. E niente, adesso vi mostro le altre cosine che ho scelto. Queste accantono il tutto. Ho preso questi. Ah, tra l'altro il prezzo delle perline, queste qui della Miyuki, vanno da 1,06 $, poi alcune costano 92 centesimi, altre 96. Cioè il prezzo sono davvero bassi, sì, 92, $1,10. I prezzi sono davvero molto molto bassi per le perline. Poi ho preso questo ciondolo in gabbia. Questo è il codice. Questo mi sono scritta la misura 29x12 mm esterno. Invece interno possiamo inserire qualcosa che misura 16x10 mm. Sono davvero dei bellissimi ciondoli. Ed eccolo qua, fatto in questo modo qui. Davvero molto bello. E poi si apre e all'interno ci si può inserire appunto qualcosina. Che sia una perla, una decorazione, che sia un rivoli, uno chaton, vedete, si apre in questo modo e poi si inserisce all'interno quello che si vuole. E poi ovviamente una catenina lunga. È davvero molto molto carino questo ciondolo a gabbietta. Poi ne ho preso anche un'altra versione, sempre di ciondolo a gabbietta, con un'altra forma in argento. Questo è il codice. Questo all'interno si può inserire qualcosa da 9 mm ed è a forma di chiave. Molto molto carino. Stesso discorso, si apre e poi si può inserire qualcosina all'interno. Carinissimo. Davvero molto carino. Questo è l'altro. Molto molto carino. Poi aspettate che vi mostro le altre cosine che ho scelto. Allora, ho scelto questo pacco enorme, questo è il codice, e sono delle chips, delle piccole scagliette per utilizzarle sia per la nail art e sia ovviamente per la resina. Sono 50 grammi. E sono davvero carinissime queste piccole scagliette, sono piccine piccine e sono davvero adorabili. Io queste le voglio utilizzare anche per il vassoietto che vi mostravo prima, per andare a decorarlo. E poi ho preso questi, stesso codice, perché ne ho presi appunto due bustine. Sono dei capoccioni in vetro da 12 mm, quelli lì però ogni busta ha all'interno 20 capoccioni, e sono questi qua che hanno appunto la forma degli occhietti. Sono fatti appunto in questo modo, ce ne sono davvero diversi. Alcune hanno la coppia e invece qualcuno è un solo capoccioni. Aspettate che ve li mostro tutti ed eccoli qua. Davvero molto carino. Era da tempo che volevo prendere questi cabochon e sono davvero particolari. Questo al limite per realizzare gli occhietti per un drago un po' furioso. Alcuni invece li vedo adatti per delle ranocchiette o altri per delle tigre, non so.
e da valutare un pochettino il tutto. E come vi dicevo prima, ne ho prese appunto due buste. Infatti, prendendo appunto due buste, sono riuscita anche a realizzare la coppia, perché qui era uno di qua, uno di là, e sono riuscita appunto a realizzare anche le coppie. Questi qui, se non erro, vengono 72 centesimi, no, 79, perdonatemi, 79 centesimi a bustina. Davvero molto molto carini. Poi l'ultimo prodotto che ho scelto, e sono davvero curiosa di testare, è questo qui. È una sorta di kit per scovare il tesoro dei pirati. Cioè, io appena l'ho visto sul sito me ne sono innamorata. Dammi un po' di mistero e subito vado in un brodo di giuggiole. Niente, io l'ho trovato adorabile, infatti l'ho preso, tra l'altro era anche in sconto, e non andrò a leggere in inglese perché sapete che non sono tanto brava. Comunque, in pratica scava il tuo tesoro per dei pirati. Infatti qui sotto c'è scritto contiene un tesoro da scavare, e ho detto, appena l'ho visto sono letteralmente impazzita, e vi mostro cosa c'è all'interno della scatolina. Io ovviamente voglio realizzare un video insieme a voi per vedere cosa c'è all'interno di questa pietra, eccola qua. E poi all'interno vi danno anche questa piccola lente di ingrandimento, e poi c'è anche questo bastoncino di legno per andare ovviamente a scavare, e poi anche questo pennellino per andare a spolverare tutti i vari ritrovamenti all'interno della pietra. Cioè, io l'ho adorato. Il fatto che è misterioso, che non sai cosa c'è all'interno, no? Mi crea un attimo di emozione. Niente, siete curiosi anche voi di andare a scoprire il tesoro dei pirati insieme a me? Volete un video dedicato? Io vorrei proprio realizzare un video. Preferite una live, così lo facciamo davvero insieme, o preferite un video dove io mi metto a martellare barra trapanare questa pietra? Cioè, voglio prenderlo anche altre volte perché è troppo carino, l'idea è troppo carina, sia da fare anche per i bambini, perché no? È davvero un'idea carinissima. Ovviamente credo che queste sono all'incirca quello che si può trovare all'interno della pietra, e cioè non vedo l'ora. E sì, infatti qui c'è scritto dietro gemstone, poi jewel, l'imitazione della perla, ancient coin, cioè tipo le vecchie monete. Cioè, non vedo l'ora, non vedo assolutamente l'ora di andare a vedere cosa c'è all'interno e scoprire appunto il tesoro dei pirati. Sono pazza, lo so, lo so. Lo so. Niente, ragazze, questi erano tutti, 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 ma tutti i prodottini, o quasi tutti, sì, perché non c'entrano tutti all'interno della visuale. Questi sono tutti i prodottini che ho scelto dal sito di Cobiz. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!